sono molto contenta di essere qui nella città nella quale vivo. È già da stamattina che sto degustando un sacco di delizie, soprattutto cioccolato, lo ammetto, una delle mie passioni, e sono contenta di essere qui con voi. Lo champagne assolutamente è un vino, perché non dimentichiamoci che lo champagne è un vino, cioè il vino più famoso del mondo. E a tutto pasto assolutamente sì, soprattutto nella cucina moderna, la cucina d'avanguardia, la cucina soprattutto fusion, anche di matrice asiatica, è una cucina che si sposa particolarmente bene con lo champagne, vino estremamente complesso, in grado di sostenere anche piatti strutturati o dai sapori molto contrastanti tra di loro, al tempo stesso rimanendo, diciamo, nella sua giusta posizione, senza soverchiare il piatto e senza esserne aggredito. Con pecorino di Pienza, beh, dipende innanzitutto dalla stagionatura, però mi viene in mente in questo momento qualcosa di morbido. Allora potremmo andare ad abbinare, per esempio, un Latitude di L'Armandier Bernier, che è un blanc de blanc, quindi con una bella freschezza, magari in una mattina di primavera, visto che ormai è vicina. Allora, mortadella di Modena, una delle mie passioni. Potremmo andare, in questo caso, potremmo andare a Busy nella Montagne de Ram, potremmo scegliere Paul Barat ed il suo Grand Cru, quindi una bella percentuale di Pinot Nero, buona mineralità, agrumato, un connubio particolarmente vivace. Ma allora, pizza molto condita, mi piacerebbe provare una cosa che io non ho mai provato e vedere se va bene oppure no, perché pizza e champagne ormai è un connubio collaudato. Io andrei su un rosé che ho degustato di recente, di L'Amoureux, nell'Aube, che tra l'altro è un rosé molto particolare, perché a differenza di tutti gli altri, la cuvée viene fatta con tre vitigni, quindi Chardonnay, Pinot Nero e Meunier, che è una cosa veramente rara che siano utilizzati tutti. Vorrei vedere come ci stanno, anche perché dipende questo condito. Sì, devo dire di sì. Io vengo dal mondo della moda, lavoravo, come molti sanno, per Roberto Cavalli. A un certo punto il vino, che comunque era sempre stato nella mia vita, io infatti sono originaria, diciamo, del Chianti, volevo appunto fare qualcosa di mio. Sono avvicinata al vino, mi sono messa a studiarlo e da lì ho deciso di unire, diciamo, la formazione economica e per la comunicazione con il prodotto. E quindi niente, ho fondato Perle per l'Age, il mio marchio, mi occupo di brand, comunicazione per cantine, più seguo altri progetti, e adesso si è aggiunta anche questa meravigliosa parte dedicata allo champagne. Mi è giunta voce che quest'anno non sarà organizzato il concorso, per cui a quanto pare il nuovo ambasciatore lo avremo nel settembre del 2015. Questo è quanto mi è stato riportato. Innanzitutto beve molto champagne, ma questo anche prima di essere ambasciatrice, per fortuna. Battute a parte, si tratta di un riconoscimento che mi ha reso profondamente orgogliosa, che viene conferito ogni anno in diverse nazioni da un'apposita giuria, tutto, diciamo, dipende dal comité francese. Quindi si tratta di un qualcosa che è destinato ai formatori, ai comunicatori, e in questo modo quindi non essere ambasciatori significa essere quindi portavoce dello champagne nel proprio paese per quel periodo e comunque anche oltre, e è una cosa comunque molto bella che io non ho mai vissuto come un qualcosa, anzi ho vissuto come un qualcosa di importante anche per il vino italiano, perché comunque le bollicine italiane non sono assolutamente né in contrasto né alternative rispetto a quelle francesi, ma anzi sono delle bellissime realtà che possono e devono assolutamente convivere, che quindi non possono essere paragonabili.
e questo vale per le bollicine sia francesi che italiane che per le altre parti del mondo. A volte mi paragono, diciamo, ad un visitor, cioè fuori bollicine e dentro rossa, nel senso che la mia formazione è assolutamente rossista. Adoro i grandi vini rossi di più parti dell'Italia e del mondo, e nel mio percorso professionale l'esordio è stato proprio nel 2011 con un bellissimo risultato, una vittoria al Master del Nebbiolo, a cui è seguita poi nel 2012 il vitigno di casa, il Master del Sangiovese. E volutamente mi sono voluta avvicinare con il Nebbiolo proprio perché ho pensato, innanzitutto perché è un vitigno che amo molto e volevo cimentarmi con esso, e poi perché ho pensato che se il mio percorso in tal senso fosse iniziato dal Sangiovese, allora probabilmente avrebbero detto: ah vabbè, ma perché lei è... No, lei no, Sangiovese sono arrivata dopo e con calma. Quindi lo Champagne è una perla di cui vado orgogliosa, di tutta una collana, perché diciamo che anzi la mia vita si svolge nella maggior parte, anche nelle aziende italiane che curo proprio come brand e come comunicazione, per la maggior parte sono aziende che producono grandi rossi. Allora, io mi reputo molto fortunata perché faccio quello che io assolutamente volevo fare. Faccio quello che io volevo fare, per cui se tra 10 anni la mia vita fosse quella di adesso, io sarei maledettamente felice. Ci sono ancora molti posti nei quali devo viaggiare. Mi piacerebbe avere, diciamo, incrementare i miei contatti con la Francia. Ci sono altri progetti, altre cose che desidero fare, però devo dire, se tra 10 anni fossi ancora come sono oggi, cioè, che bello!